A servizio del pubblico, buongiorno da Eva Perasso, dalla redazione di Primo Canale. Siamo in diretta in anticipo a quest'oggi perché c'è un'ultima ora, ovvero un allarme, bomba in piazza dell'Annunziata all'interno della Basilica dell'Annunziata. È stato trovato questa mattina dopo le 8 un oggetto che potrebbe essere pericoloso, potrebbe essere un ordigno. Al momento sono entrati all'interno della chiesa gli artificieri, il traffico è completamente bloccato nella zona dell'Annunziata fino al Carmine e fino a Via Balbi. Questi i fatti, ci colleghiamo subito con Michele Varì che si trova sul posto. Buongiorno Michele. Sì, buongiorno, buongiorno telespettatori, siamo qui in Piazza dell'Annunziata appunto per questo allarme bomba. In questo momento gli artificieri, un artificiere si è bardato come deve essere per entrare in questa situazione, perché l'allarme è tenuto abbastanza serio, molto serio ovviamente, perché il sacrestano della chiesa stamattina intorno alle 8 entrando ha visto, appena entri, si entra nella chiesa che vedete qui davanti a me, sulla sinistra c'è un altare minore diciamo, e vicino all'altare minore c'era un oggetto che sembrava una bomba con dei fili che spuntavano, insomma, che ieri sera non c'era, perché lui ha fatto il giro ieri sera prima di chiudere, dunque ha avvertito subito la polizia, il 112, e sul posto sono arrivate le volanti, la Digos, il commissariato Pre qui vicino e poi anche ovviamente gli artificieri che il tempo di prepararsi stanno intervenendo adesso con un cannoncino d'acqua, cercheranno di neutralizzare, comunque prima faranno le verifiche per vedere cosa c'è dentro e poi comunque interverranno con un cannoncino d'acqua, non con un'esplosione, dovrebbe essere così, almeno queste sono le informazioni. A noi ci tengono a debita distanza, diciamo che tutta la sono già privilegiato perché sono comunque nell'area rossa, vedete, vi faccio vedere la zona com'è, completamente isolata. Immaginate anche i disagi al traffico della città, del centro, perché è tutto il centro ma anche le alture, perché chi scende da Castelletto e va in via Polleri per scendere qui in piazza dell'Annunziata si ritrova bloccato e deve tornare su. Abbiamo assistito anche a una scena abbastanza tenera di una mamma che correva alla scuola, qui penso al liceo classico che c'è qui dietro, che correva con un mazzo di fiori. Io devo scappare, volevano bloccarla, ma io devo andare perché mia figlia ha la maturità questa mattina e per cui l'hanno lasciata passare, ovviamente a piedi non si può passare. Abbiamo sentito il sacrestano appunto, che potremmo, Eva, se sei d'accordo, risentire, e così spiega meglio. Ovviamente ci sono anche i vigili del fuoco e delle ambulanze del 118 con il medico di turno, tutti i negozi chiusi, vedete. Oggi vabbè, era una giornata sabato, era un po' più tranquilla delle altre, però ovviamente tanti disagi anche ai commercianti, che insomma ci sono un po' di turisti in giro che vengono tenuti a distanza dalla polizia locale, ovviamente, che è presente fin dal primo minuto. Io di qua vedo, ecco, che dentro la chiesa, forse voi non so se riuscite a vedere, non posso avvicinarmi di più, vedo un grosso scudo che è stato posizionato dall'artificiere, che servirà poi per intervenire in sicurezza, ovviamente per lui la priorità in questi casi, infatti ha messo circa 20 minuti, mezz'ora a vestirsi come deve vestirsi in questi casi, non lascia praticamente nessuna parte del corpo scoperta, guanti, stivaloni, una giubbone, insomma, ovviamente antiesplosivo. Speriamo che sia un falso allarme. Quello che vedete a fianco alla sinistra della chiesa, così inquadrata, non è una persona che chiede l'elemosina, ma è una statua, diciamo, perché questa è la chiesa poi dell'Annunziata, la chiesa di Sant'Egidio. Qui entrano tantissimi senza fissa dimora che vengono assistiti, tantissimi stranieri. Ecco, vediamo, non so se riuscite a scorgerlo anche voi perché sono a distanza, l'artificiere che sta uscendo dalla chiesa con un sacco in mano. Non so se ha già finito, non lo sappiamo, non possiamo saperlo in questo momento. Scende i gradini della chiesa dell'Annunziata con una borsa in mano, che però forse era quella che aveva portato lui, con degli attrezzi, sì, un attrezzo di lavoro anche quello, probabilmente per verificare una specie di radiografia dell'oggetto misterioso, sospetto, che è stato trovato. Ora cercheremo poi di avvicinarci, forse ha già finito, vediamo se riusciamo ad avvicinarci un po' di più. Noi presupponiamo che sia un falso allarme, voglio dire, ci mancherebbe, però la mobilitazione è da allarme vero e non da falso allarme. Vediamo se riusciamo a capire. Ha chiesto qualcosa che gli serve per... Io qui riesco a muovermi? No, non riesco a muovermi, mi hanno bloccato. Mi hanno preso letteralmente per il colletto poco fa, ma non è successo tanti anni.
Ecco, mi hanno detto di stare, vedete, giustamente, voglio dire, le persone vengono tenute molto più a distanza di me, sono già, mi ritengo privilegiato. Ecco, mi avvicino all'artificiere, vediamo qui, dovrei potermi avvicinare, che ha preso una bottiglia d'acqua, ovviamente c'è un caldo, un'afa pazzesca. L'ispettore del volante sta ora dialogando con l'artificiere, mi sembra tranquillo, insomma. Probabilmente è un falso allarme, speriamo tutti che sia così, perché questa è poi la chiesa, davvero il simbolo della solidarietà di Sant'Egidio con i più disperati. Mettere un ordigno qui non avrebbe davvero senso. Ah, ecco, sto orecchiando ovviamente, che devono aspettare 10 minuti, non so che cosa, forse hanno messo un meccanismo che deve radiografare l'oggetto. Ecco, avevo orecchiato prima, adesso ho la conferma. Ci sono anche dei fogliettini vicino a questo ordigno, come se fossero qualcosa che uno può prendere in una chiesa, ci sono dei fogli a volte, no, che depliano qualcosa, oppure preghiere. Forse questa era anche, c'era... Dobbiamo scrivere anche le radio, le modalità aeree. Ma... Sì. Posso chiederle com'è la situazione, siamo in diretta, no, sul primo canale? No. 10 minuti ci vuoi per... No. Ah, vado via. Mi allontano, modalità aerea mi hanno chiesto, insomma, mi allontano sperando di essere tollerato ancora per un po'. Stanno arrivando anche i pompieri lì in fondo da via delle fontane. Ah, tutti i cellulari dovrebbero essere in modalità aerea, non so se posso rimanere qui perché possono interferire. Questa non mi è nuova, però immagino che possa essere, avere un senso, perché ogni meccanismo elettronico può interferire. Noi cercheremo di allontanarci per non essere, diciamo, spenti da questa situazione anomala. Però ecco, quello che ho orecchiato, che ci sono 10 minuti da aspettare prima di completare l'intervento di possibile neutralizzazione di questo ordigno. Intanto fa un certo effetto vedere la zona così a quest'ora di sabato, completamente deserto, ovviamente tanti disagi perché deve andare in stazione, perché c'è via Balbi chiusa, e tanto traffico in via Gramsci, dove si riversa tutto il traffico. Ora mi allontano perché sennò qui mi fanno spegnere il cellulare, e questo non è il caso, magari vado dove sono i cittadini. Mi allontano. Sto camminando all'indietro, come facevo quando giocavo terzino. Sì, chi è vicino alla chiesa deve avere il cellulare, anche i poliziotti. Siamo preoccupati per te, redazione. Lascia il cellulare in modalità aereo, possiamo continuare noi e magari poi ci risentiamo dopo quando sei un pochino più lontano. Intanto grazie per questa cronaca puntuale di quel che sta accadendo. Vi ricordo ancora le vie chiuse al traffico, lo vedete anche dalle immagini di Michele Varì in diretta, tutta la zona dell'Annunziata, le vie, le arterie che portano verso il Carmine, verso l'Albergo dei Poveri, via Balbi, dunque verso la stazione ferroviaria di Genova Piazza Principe, via delle Fontane, che è la via che poi porta verso via Gramsci, verso il Porto Antico di Genova, Largo della Zecca, lo vedete in queste immagini di Michele Varì, verso dunque la galleria che poi porta verso Portello e poi verso Corvetto. Dunque tutta questa parte di viabilità è completamente interrotta. Adesso qui vedete appunto via Lomellini verso la Zecca. Anche le scuole superiori che lì si trovano alla Zecca, ma così come il Convito Colombo, il liceo dove c'è il liceo classico e linguistico che ha citato Michele, dove sono in corso gli esami di maturità, in questo momento non sono raggiungibili con i mezzi di trasporto, sia pubblici sia privati. Dunque tutto interrotto in questa mattinata per capire se si tratti davvero di un ordigno o meno. Gli artificieri, così come ci ha raccontato Michele Varì, sono al lavoro proprio in questo momento. E allora a trovare l'ordigno questa mattina, intanto vediamo. Michele, a te. Basta andare dietro l'angolo. Sì, no. Mi sentite? Sì, vai Michele. Sì, no, dicevo, ecco, l'albergatore qui dell'hotel Helvetia che deve far uscire un ospite. Può entrare a lavorare? Ah, deve far entrare. Scusi.
vedete i piccoli. Me lo chiami un attimo. Devono chiedere l'autorizzazione per uscire dall'hotel Helvetia, chi deve entrare a lavorare, anche un ospite che deve andare via, perché ha finito il soggiorno. C'è l'addetta che sta cercando di dialogare con la polizia locale. Posso far uscire un ospite di là? Grazie. Ecco, l'ospite che va via è il dipendente che entra a lavorare. Ecco, questo è far capire anche i piccoli disagi che creano queste allarmi. In questo momento, vedete, la polizia... C'è un momento di stasi. C'è qualcuno in bicicletta che cerca di forzare il blocco senza farlo apposta, vedete? Bastava. Vediamo se riusciamo a avvicinarci di nuovo al sacrestano. C'è ancora il sacrestano qui? Il sacrestano è qui? Non è quello lì, è lui, no? Vediamo se riusciamo a avvicinarci a lui. Mi scusi. Non rida, perché... Possiamo, Eva, continuare? A te la linea. Ecco, avevi già sentito che stanno stamattina, sì. Ma sentiamo se ci sono nuovi particolari. No, possiamo dire, possiamo ripetere quello che ha visto stamattina. Ok, mi chiamo Jean Pascal. Sì, e lei è il sacrestano. Sono il sacrestano della comunità di Sant'Egidio, in chiesa dell'Annunziata. Stamattina, quando ho aperto la chiesa alle 7:30, sono andato a prendere il tiracqua dalla parte sinistra e di là che ho trovato un oggetto che non so cos'è. E subito ho chiamato la polizia per capire un po' cos'è. Sembrava una bomba, diceva. Sembra una bomba, sì o no, non so. Che tipo di quadrato, rettangolare, che forma? Rettangolo. Rettangolare con dei fili? Con dei fili, sì. Subito si è spaventato? Subito ho chiamato la polizia, perché non so cos'è. E ieri non c'era quell'oggetto? Non sappiamo, quando l'hanno messo. C'erano anche dei fogli vicino a quell'oggetto? Sì. Che tipo di fogli? Sono dei fazzoletti che hanno messo per terra e hanno messo subito sopra. Ah. Sì. Sembrava farlo vedere. Dov'era? Sull'altare? L'altare sinistro, quelli piccoli. L'altare piccolo. Nessuna minaccia avete ricevuto voi? No, nessuna minaccia. Non abbiamo incontrato nessuno, non abbiamo avuto niente. Questa è la chiesa, è la chiesa di Sant'Egidio? Esatto, la chiesa di Sant'Egidio, sì. Perciò arrivano tante persone, sì, che hanno bisogno d'aiuto. Esatto. Arriviamo a 800, 1000, 2000, tutto dipende, al giorno. Al giorno? Sì. Ah. Bene, grazie. Grazie a voi. Grazie. Vedete che anche il bar chiude qui proprio, il bar che c'è all'angolo. Adesso mi rei vicino lì, vediamo se riusciamo a capire se le operazioni degli artificieri stanno andando avanti. Sicuramente c'erano, ho sentito prima di essere rispedito al mittente che servivano 10 minuti, probabilmente un'apparecchiatura che serve forse per scannerizzare l'oggetto misterioso. Ecco, questa del nella mia vicina di Pesaro mi fanno qua bene, non riesco, oltre i colleghi mi fanno andare a livello dei passanti, ci può stare, perché in questi casi vedete l'agente della municipalità locale fa infilare i cittadini in vicolo Croce Bianca, che è un vicolo per niente raccomandabile, tra parentesi, che porta nell'ex ghetto, che è una delle zone più degradate e a rischio. Magari converrebbe fare tornare indietro, però forse è un'occasione di far vedere i vicoli inediti, che sono anche più suggestivi per fare il giro. Si fanno passare da, ovviamente indirizzandoli di qua, vanno nei vicoli interni. Via del Campo e Via del San Lucas. Sì, ovviamente anche i bus, avete chiesto, qualcuno ha chiesto del bus, viene
sono completamente bloccati, ci sono gli addetti della MT che mi chiedono, signore, di parlare, vediamo cosa volete dire. Se vuole può riprendere anche a me, anche io sono sacrestano. Anche lei è sacrestano? Sono due sacrestani, ma lei, siamo in diretta, eh? Sì, ma lei ha visto qualcosa? Io l'ho notato stamattina insieme a quello che ha parlato, io mi chiamo Camillo, sono sacrestano qua dall'Annunziata. Ma il parroco c'è arrivato? Non lo so, perché tanti sono fuori Genova. Chi è il parroco qui? Si chiama Don Uomo. Don Uomo. Che nazionalità, che origini ha? Di Genova. Ah, di Genova, mi sembrava straniero. E invece lei l'ha visto quell'oggetto? Me l'ha fatto notare lui per il telefono. Ah, una foto? Non so, io non sapevo. Le ha fatto la foto? No, lui l'ha fatta la foto. No. Lei ce l'ha la foto? Io no. Ma allora chiederemo a lui allora, non perché... Non so se lui ce l'ha. Ha fatto una foto. Ho capito, ma poi mi vengo a scrivere da lui. sì, certo, la chiediamo io a lui. Io detto, visto che lei fa il giornalista, mi vuole riprendere anche... Non vogliamo mica fare delle differenze fra i sacrestani. Lei quanti anni è che è sacrestano qui? 2006. Ma è successo un fatto simile? Questa è una... Io la ritengo una cosa molto seria. Seria? Certo, quindi. No. Uno che lavora vedendo una cosa del genere non è una cosa bella. Oltre che Genova si vedono cose strane. Sì. Però io c'ho freddo. Ha paura. No, non sto scherzando. No, ho capito. Va bene, grazie. Grazie. No, ha fatto bene, così una testimonianza in più. Sentiamo se Momo ci ha una foto di questo ordigno, magari riesce a farci vedere. No, non dico come ha detto lei. Momo, scusi, ha mica la foto di quell'oggetto? Come no? Mi dicono che ce l'ha. È dai poliziotti. Ma lei gliel'ha data lei, poliziotti? No, loro che hanno fatto la foto. Noi. Ah, loro hanno fatto la foto. Loro hanno fatto la foto. Lei non ce l'ha, eh? No. Va bene, grazie comunque, grazie. Insomma, grazie, grazie Michele, ascolta, ti lasciamo un attimo di pausa anche per raccogliere maggiori informazioni, intanto continuiamo a vedere le immagini dell'artificiere, ci sentiamo subito dopo. Ricordo giustamente Don Maurizio Molinari, Momo si trova a Roma, l'abbiamo subito contattato, così come Andrea Chiappori della comunità di Sant'Egidio, dunque vedrai che riuscirai a parlare invece con altre persone, quindi ci sentiamo tra poco, io vado in pubblicità e poi do la linea a Enrico Cirone che nel frattempo so che si è sistemato in studio, insomma pronto a intervenire per la diretta per il servizio del pubblico. Da Newsroom 28 invece siamo qui pronti per ogni aggiornamento che riguarda la cronaca, anche le tante notizie di questa giornata. A dopo.